Intanto mi presento, mi chiamo Cristina Panisi, sono una pediatra, da sempre mi sono occupata di immunologia e in seconda stagione mi sono interessata sempre di più alle neuroscienze, quindi quello che vi proporrò oggi è un esempio, diciamo, quello che considero un paradigma per rivedere alcune delle riflessioni che avete fatto fino ad ora e che poi seguiranno, perché appunto sono un clinico, quindi come diceva Giorgio, poi bisogna passare all'azione. Scusate. Dunque, stiamo parlando, l'autismo è definito sulla base di un disturbo del comportamento, quindi stiamo parlando di un sintomo, persone con difficoltà nella comunicazione, nell'interazione sociale, interessi ristretti e comportamenti ripetitivi, valutati con degli strumenti standardizzati, rientrano nello spettro autistico. Significa quindi che, devo proprio stare sulla freccia, Giorgio, quindi sì, è un... centrare, ok. Stiamo parlando di persone con un diverso modo di percepire. Per andare avanti, basta. Ok, ti ringrazio. Sì. Un diverso modo di percepire la realtà, di pensare, di vivere le proprie emozioni, leggere quelle degli altri e va da sé anche di relazionarsi, con una ampia eterogeneità nel funzionamento cognitivo. Quindi troviamo persone con grave disabilità intellettiva o persone estremamente intelligenti che però vi parlano soltanto magari di costellazioni, quindi capite, hanno comunque una difficoltà e un disturbo. L'interesse, no? In particolare è venuto quando ho letto questo editoriale rispetto alla valle della morte nella ricerca nell'autismo, cioè la riflessione sul fatto che, dato tutto quello che c'è in letteratura, noi ci aspetteremo sulle persone qualcosa di più concreto. Invece, come avete sentito, insomma, la situazione non è assolutamente rosea, quindi ho sempre sentito, da sempre, quindi fin da bambina, l'esigenza di una profonda coerenza. Quindi l'approccio che vi presento è questo. Il primo dato che ci fa riflettere è il dato di prevalenza, quindi 1 su 77 dati dell'Istituto Superiore di Sanità, ma oltre a questo anche un bambino su 5 con disturbi del neurosviluppo. Oltre a questo, sappiamo che la pediatria da tempo si sta interrogando su questa finestra di vulnerabilità dei primi 1000 giorni di vita, dove, e questa è la sfera di cristallo che appunto ho appreso come se fosse una sorta di archetipo da Ernesto, che mi ha fatto comprendere come fosse necessario inserire l'autismo nel più ampio contenitore dei disturbi del neurosviluppo, e questi dovevano essere letti comunque all'interno di una, ti ringrazio, di una transizione epidemiologica che non può essere isolata. Quindi con tutte quelle patologie di cui avete sentito parlare. Come vi ha detto Ernesto, l'epigenetica, e quindi il modello epigenetico, è l'unico che riesca a mettere insieme questi aspetti. Dobbiamo necessariamente concettualizzare un paradigma che metta insieme i pezzi per coerenza. Dati di prevalenza, manifestazioni cliniche e l'autismo all'interno di un discorso più ampio. Quindi non semplicemente un elenco di metilazioni o acetilazioni, ma un nuovo modo di concepire il genoma. Quindi sequenza di DNA, struttura dinamica di istoni, nubecola di molecole che consentono questa comunicazione. Ai geni deve essere detto se essere accesi o spenti. L'epigenetica è la base del differenziamento cellulare, quindi fa veramente sorridere quando si parla di moda di epigenetica. Il punto è che se i modelli semplicistici ci aiutano, sappiamo bene come nella realtà le cose siano molto complesse e anche estremamente affascinanti. Quindi, come avete già sentito e sapete perfettamente, non siamo il risultato
della sequenza grigia di DNA, ma storie colorate diverse in funzione di un dialogo con tutto ciò che rientra e costituisce l'esposoma, con grande preoccupazione chiaramente per tutto ciò che ha modificato profondamente l'ambiente negli ultimi anni. Questo è il laboratorio principale dove si fanno i giochi più importanti, la vita embriofetale. Se trasferiamo sul neurosviluppo questi aspetti, chiaramente la perturbazione del software cellulare potrà avere delle ripercussioni su tutte le tappe, dalla neurogenesi, la migrazione neuronale, la formazione della rete sinaptica, o questa che è un aspetto molto importante, può sembrare un po' aggressivo con queste forbici, ma di fatto il pruning, cioè la rifinitura dei circuiti efficienti, è alla base poi delle funzioni del sistema nervoso. Quindi queste le tappe fondamentali per arrivare al cablaggio individuale della rete neuronale, con un percorso che poi nell'essere umano è estremamente importante anche nei primi 2 anni di vita. Noi abbiamo un sistema nervoso che si cabla dal vivo, a differenza degli altri animali. Tutto ciò che arriva attraverso i canali percettivi, anche la sensibilità propriocettiva, anche enterocettiva, che purtroppo spesso è dimenticata, è importante per definire il connettoma. Il sistema immunitario è fondamentale, viene detto settimo senso. Non si sviluppa un cervello normalmente se non c'è un sistema immunitario presente e ben funzionante. E poi questo ottavo, che sta preoccupando tutti noi per questa esposizione assolutamente precoce e imprevista dalla biologia, che è la tecnologia. Allora, alla luce di questo, come rivedere l'autismo? Da tempo, ho detto, viene definito un comportamento, quindi la parte emergente dell'iceberg, quello che vediamo. Gli studi su fratelli, su gemelli, hanno fatto pensare inizialmente che si trattasse di una condizione monogenica, quindi gene normale, diciamo gene mutato, quindi luce accesa o luce spenta. Cosa è cambiato negli ultimi anni? Intanto l'iceberg è più grande, perché abbiamo detto la prevalenza è aumentata. La parte bianca non è poi così bianca, avete visto. Ci sono più di 800 possibili combinazioni tra tutti quei sintomi, quindi due sintomi, poi le alterazioni percettive, emozionali, relazionali, eccetera. Quindi ecco perché si chiama disturbo di spettro autistico. E poi le persone con autismo non hanno soltanto l'autismo, quindi qui dobbiamo riflettere bene anche su tutto ciò che autismo non è, ma che fa parte di ciò che le persone con autismo hanno, senza ingarbugliarci con le parole. Le comorbidità quindi non sono l'ennesima sfortuna che capita ad una persona con autismo, ma sono delle manifestazioni che richiedono di essere inquadrate da un punto di vista patogenetico e poi sono dei bisogni di salute, quindi noi clinici dobbiamo saperle cercare, valutare e trattare. Nella parte sottostante, quindi, non luce accesa, luce spenta, ma possiamo rappresentare la modulazione, quindi l'epigenetica, in questo modo. Perciò noi clinici abbiamo questo lavoro da fare, quindi soprattutto i pediatri, meglio ancora i ginecologi, dal nido mettere le basi per una vita di benessere e di soddisfazione, incluso l'inserimento sociale. Quindi una medicina intesa come potenziamento, mantenimento dello stato di salute. Cosa significa vedere l'autismo secondo questa prospettiva della DOAD, cioè questa influenza sulle fasi precoci dello sviluppo? La diagnosi, vi dicevo, attualmente viene posta sulla base di comportamenti che vengono rilevati con strumenti, quindi la diagnosi attualmente è clinica. Fatta la diagnosi, vengono avviati degli interventi educativi che, se ben fatti, hanno anche degli ottimi risultati, ma credo siamo tutti d'accordo nel sostenere che la vita di una persona con autismo non inizia quando noi facciamo la diagnosi e
Come abbiamo visto, i giochi importanti sullo sviluppo del sistema nervoso si fanno prima. E poi è plausibile che la perturbazione del software epigenetico non si limiti al sistema nervoso, e quindi non ci sorprende il fatto che queste persone siano estremamente complesse dal punto di vista internistico, quindi restano comunque delle persone che hanno bisogno di noi e non soltanto quindi dello psicologo e del neuropsichiatra infantile. Cosa c'è prima? Sappiamo che le fragilità, quindi la prematurità, la scarsa crescita intrauterina sono fattori di rischio. L'allattamento al seno è un fattore protettivo, ma molte delle storie che raccolgo fanno proprio comprendere come non si debba banalizzare su questo aspetto. In alcuni casi qui c'è qualcosa che non funziona e non va per il verso giusto, da bambini che piangono e hanno un pianto assolutamente non normale, con delle difficoltà che quindi non possono essere sottovalutate o banalizzate. Quindi c'è tutto un aspetto che deve essere conosciuto. Questi bambini di cui vi parlavo vengono definiti fussy baby, sono bambini ad alta richiesta. Bene, c'è attenzione alle caratteristiche del pianto e viene addirittura considerato un sintomo predittivo. Vi lascio con questo punto interrogativo e quindi ricordatevelo, perché poi ci ritorniamo. Cosa ancora vedere? Guardare. Per noi pediatri la crescita, la rapidità con cui cresce la testa, quindi questa è una meta-analisi sulla circonferenza cranica, quindi una rapidità nella crescita del volume cerebrale. In sintesi, questa curva di crescita della circonferenza cranica, qui siamo a 6 mesi, deve far suonare un grosso campanello d'allarme. Non aspettiamo i 2-3 anni per fare diagnosi d'autismo, qui c'è già qualcosa che deve metterci in allarme. La scatola nera di ciò che avviene durante la gravidanza è la placenta, quindi questo albero della vita è il teatro di una serie di avvenimenti in cui infezioni, l'autoimmunità, l'alterazione del microbiota possono determinare delle alterazioni della risposta immunitaria e risultare poi correlate ad un maggior rischio di disturbi del neurosviluppo e di autismo. E lo sappiamo perché il fetal programming è legato a tutta una serie di avvenimenti a livello placentare. Ora non entro, io adesso vi farò una rapida carrellata, perché poi come clinico vorrei arrivare con voi al dunque e quindi a delle proposte, però di questo vi sottolineo quindi il fatto che non sia recente, cioè noi da tanto tempo le sappiamo queste cose. Okay? L'ipossia, lo stress ossidativo che altera lo sviluppo della placenta. E allora, questo invece è sì, molto recente, ma è molto interessante anche questa divisione, no? Di come si forma la placenta e di come questi aspetti vascolari e l'ossigenazione siano importanti poi per quello che avverrà dopo. Allora, la mia domanda intanto è: ma quest'albero della vita, il peso di quest'albero della vita, possiamo trovare un modo per non farlo portare tutto quanto alla donna? Perché tante cose e tante evidenze sono già emerse su fattori protettivi e fattori di rischio. Di questo lavoro di Enzo Grossi mi piace sottolineare non solo il fatto che abbia raccolto tutti i fattori di rischio, ma il modello, che è poi quello che riteniamo nel gruppo di lavoro che abbiamo costituito, quello da proporre, quindi il modello delle reti neurali artificiali. Questi fattori di rischio sono da mettere in relazione tra di loro, non come tabella arida, ma come sono da concepire più che altro come delle traiettorie di fragilità. Cambia, capite? Cambia il modo di vedere le cose, perché anziché una condizione, diciamo, una fotografia di un danno inevitabile e irreversibile, con questo modello noi ragioniamo in termini di una traiettoria di fragilità possibile. È profondamente diverso, perché siamo a questo punto tutti quanti responsabili di ciò che facciamo, ma anche di ciò che non facciamo. Quindi concepire
questa alterazione immunitaria come una sorta di quindi alterazione immunitaria precoce, che quindi crea una fragilità rispetto alla, a ciò che avviene dopo, quindi ai colpi multipli che si possono verificare dopo, ci può consentire di attivare dei modelli predittivi e preventivi. E poi, una volta fatta la diagnosi di autismo, queste persone non hanno semplicemente l'autismo, cioè non è una storia chiusa. Assistiamo spesso a delle regressioni, all'insorgenza di epilessia che a seconda delle casistiche raggiunge anche il 40%. Allora, perché se fosse solo un disturbo del comportamento noi dovremmo avere un 40% di epilessia? Regressioni in epoca puberale, quindi con tutta la tempesta ormonale, soprattutto nelle femmine, psicopatologia e queste comorbidità che poi vedremo più nello specifico, delle fluttuazioni, a volte quando hanno la febbre possono anche incredibilmente migliorare, oppure prendono uno streptococco e hanno delle regressioni, quindi hanno delle PANDAS. Allora, questi accenni per arrivare quindi ai capitoli principali della ricerca biologica nell'autismo, con la risposta immunitaria al centro, perché collega molte di queste, e qui trovate quindi lo stress ossidativo e la disfunzione mitocondriale. L'interesse per gli aspetti immunologici sono partiti dai riscontri autoptici, quindi Vargas nel 2005 ha visto che nei reperti autoptici di persone con autismo c'era un'attivazione della microglia, e allora da lì si è iniziato a pensare, ma forse allora non è soltanto un discorso di comportamento, vediamo che cosa c'è sotto. Poi la ricerca ha prodotto moltissimi lavori con la dimostrazione di numerose alterazioni immunologiche, capite come sia veramente poco utile però questo elenco della spesa, però diciamo supporta il fatto che il sistema immunitario abbia un ruolo. Richiamo la vostra attenzione anche sull'immunità aspecifica e quindi sull'inflammosoma, perché l'inflammosoma, attivando la caspasi, produce poi alla fine, determina l'aumento dell'interleuchina 1 beta, che è proprio una delle citochine infiammatorie più importanti nell'autismo, ma si tratta anche di una via che, come vedremo, mette in comunicazione diversi, quindi è un cross-talk, quindi è una via comune che permette di unire diverse condizioni. Di gut-brain axis, quindi di questa correlazione intestino-cervello, si parla indipendentemente dall'autismo. Perché parlare di intestino nell'autismo? Se abbiamo detto che ci sono delle alterazioni immunologiche e metà del sistema immunitario sta a livello intestinale, non sorprende il fatto che ci sia interessamento intestinale nelle persone con autismo. Ed è una correlazione, diciamo, biunivoca, no? Perché lo stesso stress può influire sull'apparato gastrointestinale. Ora, quello che è emerso negli ultimi anni è che il direttore d'orchestra di questo dialogo è il microbiota intestinale. Quindi dobbiamo sempre più ragionare in termini di olobionte nel momento in cui abbiamo un ologenoma al quale il microbiota contribuisce in maniera molto più significativa. Quindi dobbiamo veramente, anche con umiltà, chiederci chi ospiti chi. E di fatto questo significa anche che la ereditabilità non è semplicemente quella ereditabilità mendeliana che abbiamo imparato. C'è molto di più. Microbiota è importante, lo sappiamo, perché definisce in epoca precoce questo shaping del sistema immunitario e questa bilancia, o influenza la bilancia tra tolleranza e ciò che tolleriamo e ciò verso cui reagiamo. E guardate, la letteratura riporta delle correlazioni tra la disbiosi, cioè alterazioni del microbiota intestinale, con tutte queste condizioni, quindi malattie neuropsichiatriche, metaboliche, il cancro, disturbi del neurosviluppo, ma sono le stesse che abbiamo visto nella sfera di cristallo, triste, è questa. Quindi a conferma, ecco, l'esigenza di coerenza, diciamo che tornano i conti. E nell'autismo ci sono numerosi studi che dimostrano che nelle persone autistiche
ci sono degli squilibri, quindi questi in rosso prevalgono, diciamo sono cattivi che prevalgono, mentre c'è un deficit di buoni. Okay. Quindi vuol dire che tutti i fattori che influenzano il microbiota, quindi la modalità del parto, gli antibiotici, allora un tampone vaginale positivo trattato giustamente, ma non ha un costo zero. La modalità di alimentazione, quindi il tipo di allattamento, sono tutti aspetti importanti. Questa sicuramente la conoscete, quindi la via di collegamento è nelle persone con autismo c'è un aumento della permeabilità intestinale, passano sostanze che disturbano il dialogo a livello della lamina propria e le citochine infiammatorie e altre sostanze attraverso il nervo vago o attraverso la circolazione raggiungono poi il cervello e agiscono essenzialmente sulle cellule della microglia, quindi favorendo questo switch verso il pattern pro-infiammatorio della microglia, ed eccole qui, favorendo quindi la sintesi di citochine infiammatorie. E ovviamente più è precoce questo meccanismo, maggiori saranno poi gli effetti sul neurosviluppo. E allora la letteratura adesso sta iniziando a produrre degli studi anche di qualità in cui dobbiamo cercare di capire quali probiotici utilizzare. Di fatto non c'è il probiotico che va bene per tutti, quindi la grande aspettativa adesso riguarda il trapianto di microbiota. Questo, vi riporto questo perché è interessante, è il primo studio clinico in cui ci sia una persistenza nel lungo termine degli effetti positivi. Altro flash sulla dieta, si parla molto della dieta nelle persone con autismo, credo che a tutti sia chiaro che parlare di patologia legata o sensibilità legata al glutine non sia solo la celiachia, perché celiachia è questo, ma c'è tutto un mondo intorno, quindi in sintesi avere gli antitransglutaminasi negativi non ci autorizza a dire che il glutine per quella persona vada bene. E infatti la letteratura dimostra questa evoluzione. Allora, anche su questo discorso ormai di evidenze ce ne sono, dobbiamo decidere se vogliamo far seriamente con l'alimentazione, quindi avere una cura dell'alimentazione e della mamma durante la gravidanza, ma possibilmente prima della gravidanza. L'ultimo aspetto riguarda la parte clinica, diciamo, quindi le persone con autismo hanno chiaramente dei quadri che dimostrano sul campo quanto il sistema immunitario possa essere coinvolto, cioè allergia, asma, diabete di tipo 1, disturbi gastrointestinali. E questo in effetti, se uno va a leggere con attenzione quel malloppone che è il primo studio sull'autismo, questi 11 bambini erano descritti non solo per il loro comportamento anomalo. Quale fu il problema? E per quelli che rifiutavano il cibo, Kanner espresse un giudizio, cioè disse che tenevano fuori il mondo. Ok? E invece, letti da un pediatra, questi avevano una sindrome di Sandifer, questi avevano un reflusso gastroesofageo verosimilmente. La letteratura dice chiaramente che devono essere ricercati disturbi gastrointestinali, disturbi del sonno, allergia ed epilessia, quindi c'è evidenza, chiaramente l'evidenza poi va anche guardata. Qual è il problema nelle persone con autismo? Il fatto che siano dei mastermind internistici, perché il loro modo di manifestare i sintomi è diverso. Qui la rana dorme o ha mal di pancia? Beniamino è un bambino molto tranquillo o ha mal di pancia? Beniamino stava molto male. Il problema è che avendo l'autismo questo pancione fu interpretato come il risultato di aerofagia, cioè il suo disturbo del comportamento lo portava a ingoiare, quindi aria. Per fortuna ha trovato un chirurgo che ha trattato questa situazione. La madre mi chiede di mostrare il volto perché in questo modo i colleghi potranno ricordare che chi ha l'autismo molto spesso non ha soltanto l'autismo. Questo è il lavoro dei clinici. E infatti il dolore andrebbe sempre ricercato. Il problema è che le persone con autismo non vi dicono ho mal di pancia e magari non fanno così.
c'è una correlazione tra la gravità del loro autismo e i disturbi gastrointestinali. Qui un quadro che mi è stato mandato da Giorgio Selvaggio, che molti di voi credo conoscano, no? Chirurgo pediatra di Milano, quindi una resezione intestinale di 1,5 metri, ma dopo che in anni il colon discendente si era trasformato in un tubo fibrotico, senza che nessuno si accorgesse quindi delle urla. Pensate che dopo l'intervento e l'ileostomia, il bambino ebbe non solo un miglioramento importante dei suoi sintomi, ma anche un miglioramento del tracciato elettroencefalografico e della sua epilessia, a conferma del fatto della stretta relazione tra la neuroinfiammazione, no? Quindi quello che accade non è di tutti, però il concetto è che dobbiamo mettere in atto un sistema per cui intercettiamo chi ha bisogno di cosa. Ed è subdola questa forma, la forma di enteropatia eosinofila dà pochi segni infiammatori, ma molto dolore. Quindi molte di queste persone sono poi scambiate per delle psicopatiche, anche quindi persone con alto funzionamento, molto intelligenti, ma che spesso non vengono ascoltate. Si tratta di fare l'esame e andare a contare gli eosinofili, quindi sono cose che possiamo fare benissimo, ma non siamo abituati a pensarle nelle persone con autismo. E questi sono i miei bimbi, quindi con dei comportamenti che allora possiamo interpretare in maniera diversa, non sono semplicemente autostimolazioni o stereotipie, hanno imparato ad attenuare il loro dolore. Hanno imparato, magari facendo dei movimenti che appunto vengono spesso scambiati come autostimolazioni. Qui non è che tutti i comportamenti autolesivi abbiano sotto questo, ma noi dobbiamo pensarci, perché se poi trattando la condizione e la comorbidità sottostante questo non si verifica più, vuol dire che in questa persona abbiamo fatto la nostra parte. E qui allora questo Michele non aveva un disturbo ossessivo compulsivo che lo portava a privilegiare questa modalità naif di defecare, ma è un eroe che ha trovato un modo per scaricarsi usando un torchio addominale, ponzamento aumentato e senza neanche sporcare in giro, ok? E questa è semeiotica medica, perché e vi risparmio invece tutta la galleria degli odori, perché comunque è sempre semeiotica medica, è una domanda comunque da fare. Significa quindi che è importante che i clinici abbiano a disposizione dei questionari per poter fare queste domande e poter raccogliere questi sintomi. Reflusso non indagato, non trattato, che quindi porta a deformità scheletriche, sindrome metabolica, quindi qui la squadra di calcio effettivamente lavora, perché c'è una low grade inflammation e quindi poi nell'adulto troviamo spesso queste situazioni. E qui ancora i mastociti, guardate per una puntura di Vespa, un flash, quindi anche l'epilessia si può spiegare almeno una parte con questa cascata infiammatoria. La febbre, vi accennavo prima, febbre che e poi tutte quelle forme neuropsichiatriche acute che possono far modificare quindi temporaneamente, ma anche in maniera molto evidente, drammatica, la sintomatologia di persone con autismo. Torno quindi all'inflammosoma. Mi sa che scusatemi, ma ne riparliamo dopo. Comunque, allora, il concetto è che credo insomma sia chiaro che chi ha l'autismo molto spesso non ha soltanto l'autismo e quindi ha un disturbo sistemico. Ecco, e adesso entro invece nel merito di quello che vorrei proporvi. E quindi entriamo nella cellula e guardiamo la squadra dei gialli, quindi la squadra dei gialli, quindi i mitocondri. Ho iniziato ad interessarmi dei mitocondri dopo la lettura dei lavori di Rossignol. Rossignol è un ricercatore che ha contribuito moltissimo alla ricerca nell'autismo su questi temi e ci è entrato da genitore, quindi dopo che i suoi figli, uno dopo l'altro, hanno manifestato l'autismo. Molto spesso ci sono ricercatori che ci sono veramente passati in mezzo. E la sua ricerca infatti si è proprio dedicata in modo particolare all'infiammazione, allo stress ossidativo, all'esposizione ai tossici ambientali.
Tra i capitoli maggiormente studiati ci sono quelli di cui avete sentito parlare anche stamattina, di cui si è detto, quindi il metabolismo del glutatione, la metilazione. Quindi avere un disturbo della metilazione vuol dire che se noi diamo vitamina B ma non è metilata e c'è un blocco, noi non risolviamo assolutamente nulla. Ecco, vi dicevo, la caspasi, perché mi interessa questo? Perché una iperattivazione dell'inflammasoma nell'autismo verosimilmente è correlato a una serie di prodotti di degradazione mitocondriale o comunque di altri fattori di provenienza mitocondriale, quindi c'è molta coerenza tra questi due aspetti. Avete sentito, quindi se ne parlerà anche dopo, quanto i mitocondri siano importanti fin dalle fasi precoci, quindi sono davvero strategici per quelle tappe iniziali che poi determinano l'esito, insomma il risultato del neurosviluppo. Il fatto che ci sia una differenza di potenziale, io parlo di argomenti che in realtà non conosco, ma che quindi mi interessa proporre a chi si occupa di questi temi, perché sono delle perplessità rispetto alle quali l'invito è davvero a fare delle collaborazioni di ricerca, ma anche poi per l'intervento clinico. Perché mi chiedo, una differenza di potenziale tra le membrane interna e esterna, e quindi il fatto che possa esserci questo effetto, ci sia poi un effetto epigenetico dato dai mitocondri, come lo conciliamo col fatto che adesso il pancione sia diventato un tavolino per lo smartphone? Nella totale tranquillità, tra l'altro, perché questa addirittura è una app per fare le ecografie in gravidanza, per cui il messaggio che passa ad una madre che ha a disposizione una app per stare più tranquilla è che questo non fa male, perché se c'è l'app per controllare che il tuo bambino sta bene, vuol dire che quello non fa male. E sappiamo che questa macchina viene oliata appunto dall'ATP, tutta la macchina. Abbiamo parlato di rimaneggiamento della cromatina, di questo accendi e spegni, ma questo non ha un costo zero, quindi gli aspetti energetici sono importantissimi fin dall'inizio. Ma dobbiamo allora veramente mettere insieme i pezzi, perché se davvero tutto questo è importante e abbiamo tante conferme su diversi fronti, bisogna veramente passare all'azione. Allora, lo stress ossidativo si conferma importante nelle persone con autismo, in parte probabilmente ci sono delle alterazioni primitive, in parte secondarie, però di fatto noi davanti a quella persona che ha l'autismo e ha determinati sintomi, il punto non è tanto far passare l'autismo con l'integratore, non è questo l'obiettivo, ma va sostenuto un organismo che dimostra chiaramente dei deficit. Qui c'è un contributo del gruppo italiano, non so se ci sia la professoressa Marini, il gruppo di Bologna, ma vedete come proprio lo studio sui globuli rossi, questo è molto interessante, che quello che riguarda la forma dei globuli rossi, troviamo per esempio in molti di loro un aumento dell'ematocrito, quindi è come se dovessero rispondere con un aumento di compensazione, diciamo, di un'ipossia cronica. Quindi sono degli aspetti che, intercettati precocemente, trattati precocemente o preventivamente ancora, possono far star meglio le persone. E questa è un po' la proposta, quindi partendo dalla cover dei Police, che forse non saranno tanto contenti perché li ho trasformati praticamente in una proposta. Allora, se ha un senso e tutto questo è vero, e il fil rouge quindi è una disponibilità di ossigeno che è importante sia presente dalle fasi precoci della gravidanza, quello che alcuni di noi, insomma, sentono urgente fare, come diceva
Giorgio prima, dare delle risposte cliniche alle persone. Quindi questa è una proposta, calendarizzeremo degli incontri mensili per parlare essenzialmente di clinica o comunque di proposte, quindi se qualcuno di voi fosse interessato tramite Giorgio oppure a me può segnalare il nome e poi ne parliamo. Comunque le proposte sono quindi: uno, la gravidanza, il neonato e il lattante a rischio e le persone che hanno l'autismo e che possono vivere decisamente meglio. Vi lascio un po' con questo disegno. Allora, mentre spiegavo ad una mamma il funzionamento del cell food, uno dei miei bimbi con autismo ha disegnato questo ed è molto interessante perché oltre ai polmoni lui giustamente ha disegnato anche l'aria, quindi a conferma del fatto che non possiamo, se vogliamo essere efficaci come clinici, pensare soltanto ciascuno al proprio pezzo, perché infatti il punto, credo che ne abbia parlato anche Ernesto stamattina, non è soltanto che cosa studiamo, ma anche come lo studiamo, poiché una ricerca come quella attuale, non solo per l'autismo, a canne d'organo, in cui ciascuno fa ottime cose, ottimi lavori, ha un ottimo impact factor, ma poi i suoi lavori non vengono messi e non entrano nella pratica clinica, non è utile. E allora la proposta che con Ernesto, con Burgio, con il professor Grossi abbiamo lanciato è questo di un gruppo di lavoro interdisciplinare per l'autismo all'interno della Società Italiana di Pediatria Ospedaliera, per favorire quindi progetti di ricerca e una formazione ai clinici su questi temi, perché ecco qui il punto di domanda che vi avevo pregato di ricordare. Qui il punto, secondo me, per me come pediatra, non è semplicemente pensare che questo pianto, e vi assicuro che è un pianto a volte straziante, che porta i genitori ad andare avanti e indietro parecchie volte nel pronto soccorso e poi liquidati per coliche. Bene, questo pianto io mi devo chiedere se sia espressione di un processo infiammatorio sistemico che io posso intercettare in un'epoca precoce e rispetto al quale io possa fare qualcosa in quel momento lì, prima di arrivare ai 2 o 3 anni a fare il test per fare la diagnosi di autismo. Questo è un po' una tela di Penelope, che è un review che abbiamo in cantiere da un po' di tempo, dove appunto sono inserite tutte le tematiche di cui vi ho parlato, incluso quindi un commento sul metodo con il professor Grossi per il modello delle reti neurali artificiali, in sostanza l'accoglimento di una grande complessità, ma ugualmente la necessità di rendere questa complessità fruibile per i clinici. Perciò, e ho concluso, qui il punto è capire, data tutta questa meraviglia che la letteratura ci mette a disposizione, chi di noi ha voglia di fare un passo avanti, smettendola di lamentarci per tanta gente che non fa il passo indietro, perché ormai abbiamo capito che il passo indietro non lo farà. Quindi, con umiltà, ciascuno al proprio posto, con un concetto di cura e umiltà di chi sa di essere veramente l'ultimo arrivato, e se davvero questo, che è il superamento del dogma di Watson e Crick, che dicevano che non si poteva mai tornare indietro, no? Da quello che abbiamo mostrato, credo, stamattina Ernesto, but never. Allora, se crediamo che non sia così, vuol dire che questa idea la dobbiamo riportare su di un livello più ampio, che è la genomica sociale, e vuol dire che crediamo che sia possibile tutti quanti agire sulla freccia verde. Grazie.